Ma noi ci basiamo sui numeri, no? Va bene questi numeri, ma oggi la realtà dice che il Bari dove sta? Cioè noi dobbiamo... Mi sembra che io sto qua a spegnere un fuoco, mettere acqua sul fuoco. Io non sto qua per mettere acqua sul fuoco, perché per me non c'è fuoco, ok? Però lo dobbiamo, noi siamo abituati a creare il fuoco, perché la squadra non vince da 6 partite. Va tutto bene per il DS della SSC Bari Ciro Polito, che ha convocato una conferenza stampa per tracciare un bilancio delle prime 14 giornate del campionato giocato dai biancorossi. Va tutto bene se si pensa che il Bari è quinto in classifica, va decisamente peggio se, numeri alla mano, si analizza il rendimento delle ultime 6 uscite in campionato, che parlano di 0 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, per una preoccupante media di 0,67 punti a partita. Il DS dei biancorossi, che fin qui aveva abituato stampa e tifosi a intervenire di persona nei momenti di difficoltà, ha tradito un evidente nervosismo e poca predisposizione ad accettare analisi critiche, pur legittime, vista l'assenza di vittorie che perdura da oltre 50 giorni. Penso che dobbiamo avere un equilibrio, noi all'interno, ma credo anche voi. Non credo che Bari in questo momento stia passando un momento di crisi, forse solo per la vittoria, ma comunque ha avuto dei risultati positivi in campi difficili, che a volte sembra che però questi risultati positivi passano inosservati. Ho visto che comunque a Como a fine partita hanno applaudito la squadra, loro. Ha difeso a spada tratta Schindler, l'acquisto più oneroso dell'era De Laurentiis, che fin qui ha realizzato appena una rete nei suoi primi 3 mesi di Bari. Quando noi parliamo di soldi, come allora ti posso dire che qua di soldi il Bari ha investito il giusto per un attaccante che oggi solo il contratto di un giocatore di Serie B equivale a quello che abbiamo speso per Aurelien, ok? Allora vedi che abbiamo fatto un investimento, ma è un investimento che va fatto e poi i giocatori vanno aspettati. Se a te non piace, a me dispiace, a me piace. No, va bene, ma non c'è problema. Non ti piace, a me piace. L'ho scelto e sono sicuro che lui alla lunga ci darà soddisfazione. Il direttore si è anche proiettato al mercato di gennaio, sottolineando come la parola d'ordine per la proprietà sia sostenibilità. È normale che nei momenti in cui c'è bisogno di qualcosa, a tempo debito sicuramente ci faremo trovare pronti, non sottovalutando che la società chiede sostenibilità, perché comunque negli anni ha investito tanti soldi, adesso abbiamo visto e dobbiamo cercare di riparare un attimino come stiamo facendo. Dopo una conferenza stampa che poteva essere l'occasione per confrontarsi più concretamente sul momento negativo che sta vivendo il Bari, restano poche risposte che a questo punto solo il campo potrà dare.